Benvenuto. Buongiorno, è qui che si tiene la presentazione. Del libro? Certo. Accomodati pure. Possiamo cominciare o deve arrivare ancora qualcun altro? Mi scusi, tra quanto sarà il rinfresco? Oh, sì, certo, il rinfresco. Per causa di forza maggiore, oggi il rinfresco sarà alquanto misero. Abbiamo questa stupenda aranciata e una deliziosa crostata del supermercato. Sono andati via tutti. Pensi che torneranno? No, no, io non credo. Ma cosa dici? Dobbiamo aspettarli? Non te ne andrai via anche tu, vero? No, no, io pensavo. Va bene, bene, peggio per loro. Rimaniamo io e te. Dunque, tu dicevi di chiamarti? Oscar. Oscar? Molto bene. Un piacere di conoscerti. Quindi, tu saresti interessato alla cromoterapia? Diciamo. Vediamo se riesco ad accendere la tua curiosità. Vorresti acquistare una copia del mio libro? Se è interessante. Certo che è interessante. Illustro un metodo scientifico per curare la depressione grazie al colore. Ma la cromoterapia non sarebbe una pseudoscienza? Ma certo, ma tutte le scienze agli inizi sono delle pseudoscienze. Penso che il mio libro potrebbe aiutarti molto. Perché? Ma perché tu sei depresso? Io non sono depresso. Ma come no? Ma si vede da lontano che sei morto dentro. Sì, morto dentro. Forse più che del libro, tu hai bisogno di una terapia. Terapia? Una cromoterapia. Hai qualcosa da fare oggi? No, lo sapevo. Tu sei il tipo di persona che non ha mai niente da fare. Senti, potremmo cominciare da oggi? Andiamo nel mio studio. Alice, ti sei persa? Vuoi qualcosa da bere? Ho dell'aranciata. Ah, lo so che cosa vuoi. Tu hai bisogno di un po' di musica. Senti. Senti
Senti qua che meraviglia. Ma veramente io non sento niente. Ma certo che non senti niente. Stiamo ascoltando il 4 minuti e 33 secondi di John Cage, una composizione completamente priva di note. Yves Klein sostiene che il silenzio lascia spazio al caso e ci offre la possibilità di essere davvero felici. Avanti, parlami di te. Ieri ho compiuto 30 anni e ho capito di essere depresso. Ti sei ritrovato tra le mani la pistola dei tuoi incubi. Sì. Ma non aveva colpi. Esatto. Ed era la prima volta che la impugnavi? Sì. Prima di questa notte venivo solo inseguito da qualcuno che aveva in mano quella pistola. Oh, dimmi, che sensazione hai provato nel trovartela tra le mani? Hai provato una sensazione di potere? Come tenere il coltello dalla parte del manico? Sì, in un certo senso sì. Ma cosa vuol dire questo sogno che continuo a fare? Devi esserti sentito invincibile. Ma poi hai scoperto che mancavano le munizioni. Non aver paura, è solo un giocattolo. Non c'è niente da temere. Prova a prenderlo in mano e dimmi se ti senti come nel tuo sogno. Sì. Perfetto. Ed ora passiamo alla pratica. Ti piace? L'arancione sarà il colore chiave per curare il tuo malessere. Devi sapere che l'arancione rappresenta il chakra sacrale, quello situato poco sotto l'ombelico. Lavorando su questo colore, tu
tornerai finalmente ad essere sereno. Che tipo di lavoro dovrei fare? Tu ti senti male perché hai il secondo chakra bloccato. E l'unico modo di liberarlo è agire attraverso la creatività. Adesso voglio che tu mi faccia dell'arancione mischiando questi due colori. Tieni gli occhi chiusi e continua a mischiare il colore. Respira e pensa a qualsiasi cosa ti venga in mente. Non porti limiti. Quando ti toccherò la fronte, dovrai disegnare l'ultima cosa a cui hai pensato. Smetti di mescolare se hai capito. Cos'è? Un proiettile. Finalmente, ecco un proiettile. Cosa devo fare adesso? È giunto il momento di usare quel colpo per liberarti. Io farò esplodere la tua creatività e tu produrrai un dipinto così carico di dolore da far impallidire Jackson Pollock. Ma io non so dipingere. Ma non importa, ma nemmeno Jackson Pollock sapeva dipingere, è per questo che ha inventato il dripping. Sbizzarrisciti. Io non ti guarderò. Ricorda solamente che l'arancione è fondamentale. Sì, però io non... Nessun però! Fai il tuo capolavoro e cambierà la tua vita. Thank you.
Per oggi abbiamo finito. Ci vediamo domani. Ma perché non ha usato l'arancione? Nel sogno di oggi ero in questa casa, ma non c'era nessuno. Così mi sono messo a curiosare un po' in giro. E nell'armadietto del mobile ho trovato il proiettile della torta. Hai trovato solo il proiettile o anche la pistola? Solo il proiettile. Ma che cosa strana. Perché hai usato il blu? Ti avevo detto di dipingere con l'arancione. Il blu rappresenta meglio come mi sento adesso. Ma non devi dar retta a come ti senti o non ti senti. È l'arancione che può curare il tuo malessere. L'arancione! No, non ci riesco. Ma sì che ci riesci. Usa l'arancio su quel blu. Vedrai, uscirà un meraviglioso contrasto. Thank you.
Thank you.